Una delle frasi con cui i prestigiatori si riempiono più la bocca è "il prestigiatore è un attore che recita la parte di un mago", frase di Robert Houdin, ma che è stata decontestualizzata da Esatto. quello che era il significato. Sì, perché Robert Houdin parlava di tutt'altro, cioè non l'ha usata per dire, non mi ricordo di cosa stesse parlando, parlava di semantica o stava parlando addirittura di costumi, se non ricordo male dovrei andarlo a rivedere. Però tutti i prestigiatori l'hanno presa come dire, devi essere un bravo attore per essere un bravo prestigiatore. Infatti, perché ho notato che tutti gli spettacoli che ho visto che avevano un copione erano spettacoli che o mi hanno annoiato o che comunque rivedendoli ogni volta non potevo vederli più di una volta, essenzialmente. Mentre il tuo spettacolo, comunque gli spettacoli, molti spettacoli di magia che ho visto legati all'improvvisazione, alla jazz magic, un po' come la parliamo, hanno questa caratteristica, quello che sono diversi uno dall'altro, ma soprattutto sono modulati sulla persona. E quindi questa definizione che il prestigiatore è un attore che recita la parte di un mago, secondo me è totalmente sbagliato. A parte che proprio il teatro e la prestigiazione sono due cose completamente diverse. Questo lo dice sempre Aurelio, che arriva da Tamariz, perché alla fine il teatro mette in scena qualcosa di falso, no? Giusto. La prestigiazione di solito mette in scena qualcosa di vero che sta accadendo in quel momento. Quindi già volendo c'è una grammatica diversa. L'attore recita una parte, quindi sta Certo. facendo finta. Sì. Il mago molto spesso no. Poi ci sono, come sempre, tutte le cose, le sottocategorie, no? C'è quello che ha lo spettacolo tematizzato, quindi sta, che ne so, quindi in mente più per i bambini, ma ci sono anche per gli adulti. Tipo chi fa Bizarre Magic per gli adulti gioca un ruolo, ha un personaggio che è lo sciamano, lo stregone. Vivienne. Esatto, tipica Vienna per gli sciamani. Sì. Invece un'altra forma di prestigiazione, di esibizione è quella apparentemente improvvisata, però dove anche se c'è, perché ci deve essere, sennò si sfilaccia tutto, un canovaccio, una struttura, non impari niente a memoria se non appunto il canovaccio, cioè impari, tieni ben presenti quali sono i concetti che devono passare durante le presentazioni, anche perché se non li hai, anche la magia che fai Certo. diventa più bassa, perché lo sappiamo che dobbiamo evidenziare certe cose, ma lasci spazio appunto all'improvvisazione. Ma l'improvvisazione, molti pensano che uno nasca, no, l'improvvisazione è frutto di studio, 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 Sì. cioè tutto quello che sembra improvvisazione, in realtà non c'è praticamente niente di Si creano improvvisazione. le situazioni ad hoc per far sì che accadano determinate cose. Improvvisatori sono bravi a creare delle situazioni, come dici tu, ad hoc. Io mi ricordo un'intervista di tanti anni fa fatta un Robin attore Williams. famosissimo, Robin Williams, dove lo lodavano appunto per le sue enormi doti di improvvisatore, e lui raccontava che non era così. Ogni tanto c'è l'improvvisata totale, perché comunque se sai come funziona, nel suo caso, la comicità, puoi improvvisare. Ma in molte situazioni la sua bravura era che sembrava nascessero all'istante, non so, allo spettatore che aveva con lui nello stand-up comedy, magari reagiva in un certo modo che la gente interpretava come di sua sponta ha reagito così. In realtà è stato portato, quindi anche quella è una forma di prestigiazione in un certo senso, da Robbie Williams. Perché? Perché la risposta che dava Robbie Williams era la migliore che poteva dare in quel contesto, quella che otteneva la risata più grande. Capisci che se improvvisi sempre, non sempre puoi trovare la cosa Chiaro. migliore. Se invece io so che lo spettatore reagisce così, ma per la gente è lui a reagire così, non io che l'ho portato, sembra sempre che io sia molto smart. Esatto. Ma questa improvvisazione non potrebbe andare a detrimento della magia fino a un certo punto, quando addirittura sovrasta magari la comicità, l'effetto Allora, magico? attenzione, comicità è una cosa, improvvisazione è un'altra. Ok. La comicità può essere un buon coadiuvante del gioco di prestigio. Come si è sempre detto, non facciamo l'errore però di fare comici, che va benissimo, ma dobbiamo avere ben chiaro, prima di andare a fare lo spettacolo, cosa siamo e cosa vogliamo che passi come nostra arte. Quindi se facciamo i prestigiatori, la cosa che la gente deve portarsi a casa è la magia. La comicità può essere veramente un corollario al gioco di prestigio, ma non deve andare a
detrimento del gioco di prestigio. Io penso sempre ad alcune tue performance che hanno volutamente delle gag magiche che a volte ho visto andare avanti persino per 10 minuti, un quarto d'ora. Quello secondo te è un vantaggio o uno svantaggio all'interno dello spettacolo? Dal punto di vista dello spettacolo è un vantaggio, cioè tu stai facendo andare uno spettacolo che poi questo discorso di improvvisazione, anche se fino a un certo punto improvvisazione, appunto dà sempre un senso di freschezza a chi guarda. Certo. È sempre il discorso di avere gli spettatori come semplici soprammobili o come esseri umani. Ogni volta che tratti lo spettatore come un essere umano, e quindi per forza se hai un'interazione può uscire con una risposta strana, però rende tutto più genuino, tutto più interessante, e li metti sotto una bella luce, non li stai usando e basta. Se la gag o l'improvvisazione va avanti 10 minuti, dipende dove succede. Se succede a metà gioco, no, non va bene, va a detrimento dell'effetto, cioè, magico. Devi sapere quando. A meno che, tornando sulle cose di Ascanio, magari io cemento nella mente degli scrittori la situazione iniziale. Voi sapete che Ascanio diceva che l'effetto magico è il contrasto tra una situazione iniziale e una finale. Però la gente deve avere ben chiara e salda nella mente la situazione iniziale. Perché se la dimentica, sì. Questa cosa Ascanio, e qua rientra l'improvvisazione a metà, Ascanio la chiamava la parentesi di anticontrasto, che è una cosa negativa, non è positiva. Cioè io ti faccio la premessa, ti stendo la situazione iniziale, ci metto in mezzo una roba parlata che prende tanto tempo, al punto che tu ti dimentichi la situazione iniziale, quando vedi il finale non vivi il contrasto, perché non ti ricordi cosa. Quindi sì. Non essendoci il contrasto non c'è effetto magico. Quindi puoi anche mettere in mezzo tutta sta filippica, sì. Ma devi farlo consapevolmente, perché magari cogli uno spettatore divertente, ne approfitti, ma a quel punto allora prima di arrivare al finale devi ricementare la situazione iniziale. Certo. Molti invece sbagliano qui, la fanno vedere, ci mettono tutte le gag e vanno al finale che non è più un effetto magico, perché non mi ricordo il contrasto. Assolutamente. Tutto qua. Una delle frasi di cui i prestigiatori si riempiono più la bocca. Però cazzo, sono pronto. Una delle frasi di cui si riempiono di più la bocca i prestigiatori. Cosa c'è? Che vuoi dire, tutto perfetto, prendi delle pause alla Celentano, cazzo. È perfetta. Per non sbagliare. Che cazzo vuol dire? Imparare a copiare memoria. Una delle frasi che i prestigiatori...